Situata in una posizione decisamente strategica, confinante a nord con la Toscana e a pochi chilometri dal lago di Bolsena, circondata da lussureggianti colline all'interno del territorio dei Monti Volsini, sorge Latera, un gradevolissimo borgo della provincia di Viterbo. Latera è un piccolo borgo medievale dell'Alta Tuscia che conta circa 1000 abitanti. È l'ultimo paese della provincia di Viterbo, infatti Latera confina con la Toscana ed è molto vicina al lago di Bolsena e confina anche con un altro lago che è il lago di Mezzano. È stato sempre conteso tra il territorio di Orvieto e la Santa Sede e dal XII secolo è diventato comune. Dopo l'Unità d'Italia Latera entra a far parte della provincia di Roma per poi nel 1927, con il Regio Decreto numero 1 del 2 gennaio 1927, che riordinava le province, venne istituita la provincia di Viterbo e quindi Latera passa dalla provincia di Roma sotto la provincia di Viterbo. Come comune stiamo cercando di portare avanti un progetto di valorizzazione delle proprie tradizioni e valorizzazione del territorio per far sì, insomma, di far conoscere Latera a più persone possibili. Suggestivo borgo medievale, Latera affascina il visitatore con molteplici scorci caratteristici, scoprendo le viuzze del borgo che si intrecciano a spirale fino ad arrivare sulla parte alta del paese. Il nucleo medievale e monumentale del paese è costituito da una rocca farnesiana. Il palazzo, di età longobarda, fu eretto nel XV secolo a dimora dei Farnese. Adiacente ed in posizione più elevata rispetto alla rocca, sorge la chiesa parrocchiale, la pieve di San Clemente. L'edificio religioso si presenta con una facciata austera, con al centro un pregevolissimo mosaico del santo patrono, San Clemente. L'interno, con una pianta a tre navate, affascina il fedele con un prezioso soffitto ligneo affrescato. Al nucleo medievale si accede tramite due porte ad arco, una posta davanti alla chiesa, su un caratteristico ponte, l'altra in un viottolo più basso posteriore, chiuso dai cosiddetti quattro archi. Poco lontano dal centro abitato, la chiesa di San Sebastiano. Costruita attorno al XV secolo, presenta una caratteristica architettura a croce greca con tre altari. Di particolare interesse è l'affresco collocato sull'altare principale, dipinto nel 1670 dal pittore Francesco Nasini di Piancastagnaio. I beni architettonici che noi possiamo ammirare al giorno d'oggi a Latera appartengono, appunto, sono stati commissionati dalla famiglia Farnese, partendo dalle chiese, quindi edifici ecclesiastici ed edifici civili. A Latera abbiamo tantissime chiese, tutte di committenza o di restauro farnesiano, e che si vede dal giglio che sta ad indicare lo ius patronato, quindi questa quasi proprietà, per dirla con i romani, di questa grande famiglia su questi edifici. E la committenza ha portato nel nostro paese pittori importantissimi come il Panico, il Nasini, il Rosati e Carlo Maratta, questo grande pittore del 600 romano. Un territorio dalla forte tradizione agricola, che ha saputo trarre forza proprio dalla sua terra, testimoniatane il Museo della Terra. Un'affascinante raccolta di oggetti, strumenti di lavoro e di gioco, riconducibili al suo territorio.
Museo della Terra di Latera è un museo civico, un museo di tipo etnografico che è stato inaugurato la prima parte nel 99 ed è un museo che raccoglie una ricca collezione di oggetti che rimandano al lavoro contadino e alla vita quotidiana e domestica della comunità di Latera e che copre l'arco temporale che va grosso modo dai primi del Novecento fino agli anni 50-60. Il museo svolge attività didattica, svolge attività di ricerca, attività di documentazione, presentazioni. In realtà però quello che deve essere chiaro è che il museo, in particolare un museo etnografico, è una sorta di portale, di porta di accesso a un territorio, cioè il museo è quel luogo all'interno del quale si entra, e questo vale proprio per il Museo della Terra di Latera, all'interno del quale si entra, si compiono delle esperienze di carattere estetico, di carattere conoscitivo, che una volta usciti al di fuori delle quattro mura consentono una lettura del territorio, una lettura di quelle che sono le sue caratteristiche fondamentali. Ecco, il museo non è un punto di arrivo, è un punto di partenza per la scoperta di un paesaggio, di un territorio. Un territorio ricco di storia ed arte, che ben si coniuga con la genuinità dei suoi prodotti enogastronomici, unici nei sapori e nella semplicità delle sue ricette. Materie prime di ottima qualità, tra cui per le pappardelle farina e uova, praticamente stese a mano e tagliate molto spesse, poi carciofi, patate, cipolle e mentuccia. La mentuccia la troviamo nei campi, le patate la fanno un po' da padrone in queste zone perché comunque è molto, molto famosa la patata di queste zone. I carciofi che sono anche quelli in zona molto, molto utilizzati e quindi utilizziamo il dolce della cipolla, la patata neutra, il carciofo un po' amarognolo e il sapore esplosivo della mentuccia che insieme a un goccio di olio extravergine d'oliva crea un mix veramente veramente ottimo. L'evento di maggior rilievo, atteso tutto l'anno, è la processione del Venerdì Santo. Una straordinaria rappresentazione della passione di Cristo molto partecipata dagli stessi lateresi, i quali indossano per l'occasione splendidi costumi d'epoca, fedelmente ricostruiti e ben curati. Qua. Fuoco scenografico. Molto antica che risale al 1600 e noi facciamo parte di questo gruppo da circa dagli anni 80, tutti questi anni insomma siamo riusciti ad avere un cospicuo numero di costumi, dei costumi di un certo livello, insomma fatti la maggior parte fatti da noi durante l'inverno. L'evento ha inizio la sera che precede il Venerdì Santo con la processione della Desolata, che ricorda l'episodio della Madonna in cerca del figlio arrestato dalle guardie romane. Una rievocazione molto sentita dalla comunità e che viene accompagnata da particolari lumi e canti seicenteschi latini delle varie congregazioni. Sono Dario Tramontana, responsabile per conto della Confraternita della Misericordia del settore lumi. I lumi sono la caratteristica che distingue la manifestazione di Latera dalle altre manifestazioni. Costituiti da semplici fiaschi di vetro con all'interno una candela accesa, viene rivestito di carta colorata e montato su apposite armature che rappresentano i segni della passione. La rappresentazione della passione
prosegue con le suggestive scene del processo e della splendida processione verso uno dei punti più spettacolari del borgo, con la crocifissione. Viaggio tra natura, storia, sapori e affascinanti tradizioni. L'Atera è sicuramente un luogo dove poter coniugare un vivere sano con piacevoli momenti di relax.